Mister, domani inizia questa nuova avventura. Come arriva la Samb alla prima di campionato? Con tanta voglia. La partita di domenica penso che sia servita a tutti quanti per renderci conto che non dobbiamo fare più prestazioni del genere. Dobbiamo avere un altro spirito, un altro atteggiamento, un'altra voglia e i ragazzi l'hanno capito e sicuramente domani lo dimostreranno. Montegiorgio, avversario sempre ostico, è d'accordo? Sì, Montegiorgio è una buona squadra, un ottimo allenatore e già l'ha dimostrato anche domenica in Coppa che hanno fatto un'ottima partita a Fano e noi, come dicevamo anche l'anno scorso, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo che tutte le squadre che giocheranno contro la Samb giocheranno senza paura e vorranno fare bella figura. Noi dobbiamo avere personalità, voglia, concentrazione, attaccamento e domani dobbiamo fare una grande partita perché partire col piede giusto aiuta tutti quanti. Cosa si aspetta Sant'Alfonsi da questo campionato? Non è che cosa si aspetta Sant'Alfonsi, io mi aspetto una grande stagione per la San Benedettese, poi io sono allenatore di questa squadra e naturalmente sono io che deve dare tanti input ai ragazzi e tutti quanti dobbiamo mettere qualcosa di nostro e far sì che questa sia una stagione già del centenario, è una stagione importante, ma è una stagione importante sotto tutti gli altri anche punti di vista. Situazione infortunati? Abbiamo i soliti infortunati adesso, Lucarini, Agostinoni, gli under ancora gli stranieri che ancora non sono arrivati il transfert, però abbiamo un'ottima rosa che possiamo sopperire anche a queste assenze. Migliori linee tassi convocabili? Sì, i migliori tassi sono convocabili, hanno fatto una buona preparazione da quando sono arrivati e stanno in buone condizioni fisiche anche loro.